La Magic Futsal vuole chiudere i conti con il campionato, affronta in casa la Winnerhouse Flegrea per mettere ancora 3 punti in classifica e avvicinarsi alla promozione in Serie C2. Andiamo a vedere le fasi salienti del match che inizia col gol del vantaggio, targato Testa con questo colpo di petto in fondo alla porta. La risposta degli ospiti con Di Meo, ma para Coppola, poi ci prova Variselli con questo destro fiondato. La risposta ancora del portiere Daniele. Poi il gran gol di Meo, gran sinistro all'incrocio dei pali, la posizione defilata per l'1-1. Gli ospiti sono sicuramente in partita. Giaccio invece si fa parare la conclusione da Daniele in entrambe le circostanze con il portiere ospite, davvero molto attento. Qui ancora il tentativo di Rispoli che va a divorarsi il gol praticamente a porta spalancata. Arriva invece la rete di Tortorella che porta in vantaggio a sorpresa la formazione ospite. L'1-2, ancora Giaccio che prova a rimediare agli errori precedenti, ma sulla sua strada trova ancora una volta un grande Daniele. Il gol invece lo realizza dopo questa risposta ennesima del portiere Daniele, dopo un batti ribatti in aria, testa per il 2-2 con le proteste della Winnerhouse per un presunto fallo di mano, ma arriva anche la rete del 3-2 targata Cerullo con questo diagonale vincente, prova a spingere sull'acceleratore la Magic Futsal di Roberto Caracciolo, ancora questo tentativo con la palla all'indietro, il tentativo di Giaccio che non va a buon fine con le immagini. Siamo al secondo tempo, l'errore clamoroso di Maffei è ancora a porta spalancata, ci prova nuovamente Maffei con questo diagonale sul fondo, la parata ennesima del portiere ospite su quest'altra conclusione ravvicinata. E poi l'eroe di Ronga che innesca la ripartenza di Tortorella per il gol del 3-3 della Winnerhouse Flegrea. A questo punto si scatena nuovamente la Magic Futsal alla caccia del successo. Arriva il gol del 4-3 targato Fiorillo che va a raccogliere questa deviazione sotto misura e a trafiggere il portiere avversario. Sale in cattedra Ronga, il veterano O-Bomber diventa il suo momento. Qui con questo splendido diagonale dopo un aggancio maestoso va a trafiggere il portiere avversario per il gol del 5-3. Poi ancora il gol di Fiorillo che praticamente archivia il match, il 6-3 con questo piazzato con il destro. Poi arriva ancora la rete di Eliano che riaccende le speranze per gli ospiti, ma è soltanto una rete illusoria. Guardate cosa combina Ronga da calcio di punizione, il lob è davvero un gol fantastico per il numero 10 della Magic Futsal, il gol del 7-4. C'è ancora il tempo per timbrare un palo, quello di Mutone, poi ancora un gol di Ronga, quello dell'8-4 che fissa il punteggio definitivo per la Magic Futsal. Adesso è un conto alla rovescia verso la promozione in Serie C2. Sentiamo l'intervista del tecnico Roberto Caracci. È stata una partita, non sono soddisfatto perché abbiamo, come temevo, avuto un approccio sbagliato alla gara. Anche se siamo passati dopo un minuto in vantaggio, ho visto i ragazzi erano con la testa da un'altra parte. E infatti non è possibile subire i gol che abbiamo subito, abbiamo preso dei gol impensabili dal fallo laterale, da centrocampo. Proprio gente scarica, non convinta di quello che faceva. Fortunatamente nel secondo tempo ci siamo un attimo ripresi e abbiamo incanalato la gara per come speravamo che andasse, sin dal primo minuto. Fondamentalmente oggi l'importante erano 3 punti, ormai siamo a fine campionato, non cerchiamo più il bel gioco, penso che quello che dovevamo dimostrare l'abbiamo già dimostrato ampiamente durante l'arco del campionato. Ora manca poco, credo e spero che ormai la parola fine sia stata data, anche se la matematica non ce lo consente, però sarebbe da pazzi, da folli buttare questo campionato nella situazione in cui siamo e nel punteggio in cui siamo. La prossima gara dovrebbe essere la partita più importante, in quanto incontriamo una squadra, Mariano Keller, che in casa sua si fa rispettare e che comunque non so i risultati di oggi, ma era in piena corsa per i playoff, quindi sarà un osso duro. Speriamo di comunque cambiare la mentalità nella prossima partita e di approcciarla nel migliore dei modi.